Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è sabato, sono in camera di Aurora, come potete vedere, perché ho appena steso i panni di fuori perché c'è un sole che spacca e allora l'ho messi qui alla sua finestrella. E volevo farvi vedere questa tuta, che è una tuta in ciniglia, caldissima, caldissima, sto anche schiattando con le maniche fatte in questo modo. I pantaloni, eccoli, e l'ho preso in un negozio a Roma che si chiama New Diva, che è un negozio di una mia amica che conosco da un botto di tempo. Vi lascio qui sotto il link della pagina Facebook, così potete andare a vedere un po' quello che hanno tantissime cose d'abbigliamento, sia da adulto, da donna che da bambina. Si trovano a Roma, la via di preciso non me la ricordo, però vi lascio il link qui sotto sulla pagina Facebook, trovate tutto. Andate a dare un'occhiata perché ha veramente delle cose carine. Sono aperte tutto il giorno, sono lei e la sorella, sono aperte tutto il giorno e niente, c'hanno un sacco di cose carine, quindi andate a dare un'occhiata, insomma, sarei contenta. Poi se ci andate, se qualcuna di voi di Roma ci va, ditegli che avete visto, vedete i video miei, dite se ho visto un video di Emanuela dove parlava del tuo negozio, vi conoscete da tanto tempo, insomma, Emanuela di Grotte. Vabbè, comunque, niente, detto ciò, è quasi ora di pranzo perché è mezzogiorno, vado a cercare di combinare qualcosa per pranzo. E Samuele è andato a cogliere le olive perché adesso si comincia il periodo della raccolta delle olive. Qui da me io mi sono fatta una doccia, come potete vedere anche i capelli, li sto facendo allungare, vediamo un po' cosa ne esce e se ho la pazienza soprattutto di farli allungare. E niente, detto ciò, andiamo a vedere un po' quello che ci riserva il frigorifero. Allora, per pranzo ho deciso di fare pennette con il tonno e come contorno i funghi, questi sono champignon. Purtroppo la mia amica si è scordata di darmi i porcini che ha trovato il marito, quindi ci abbiamo solo questi. E questo è il nostro pranzetto. Lì c'è Aurora che sta finendo di fare i compiti. E qui abbiamo Forky. Cioè, è troppo bello, ragazzi, questo è troppo troppo bello. L'ho preso su Amazon e è fatto veramente veramente bene, è bellissimo e è diventato praticamente il gioco della nanna di mio figlio di Alessandro. Cioè, Alessandro dorme con Forky in mano. È troppo bello, troppo carino. Secondo me è il personaggio migliore di Toy Story. Voi che ne dite? Mi piacerebbe trovare qualche capo d'abbigliamento con Forky disegnato perché è troppo, troppo, troppo carino. Ah, ecco, volevo fare una domanda. Allora, nell'ultimo Toy Story praticamente si vede che Forky incontra la sua, la sua futura fidanzata, cioè la coltella. La coltella, che sarebbe la versione femmina di Forky, fatto però col coltello, col vestitino rosa e tutto quanto. Solamente che io non riesco a trovarla di questa grandezza qua, la trovo sempre troppo piccolina. Voi non lo so, l'avete vista da qualche parte? Perché Aurora piaceva tantissimo sta coltella. Infatti, è carinissima. Solamente che non la riusciamo a trovare. Se qualcuno di voi la trova, o sa comunque dove posso trovarla, di questa grandezza qua però, poco più di un palmo di una mano, insomma, di questa grandezza qua me lo fa sapere così almeno gliela prendo perché è un po' di tempo che la cerchiamo ma non la troviamo. Grazie mille a tutti. Tieni. Ciao. 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 Allora ragazzi, siamo arrivati alla cena.
perché io mi sono proprio messa in stand-by. Samuele se n'era andato ad aiutare un nostro amico che sta facendo una specie di trasloco, sta finendo il sistema a casa, poi dovrà fare il trasloco, quindi è andata a dargli una mano. Io mi sono messa sul divano a fare le cose mie e proprio ho bypassato tutto il pomeriggio, non vi ho fatto vedere niente. E siamo arrivati alla sera che ancora sto facendo delle cose, Samuele si è riposato perché era lesso e sto facendo la cena. La cena di stasera è questo bel polletto, dov'è? Sovraccosce con le patate. Sto aspettando perché mi deve portare il rosmarino il marito, che è andato a prenderlo di fuori nel giardino e adesso arriverà. Io sono stanca, mamma mia, sono proprio stanca. Poi ho fatto, però ho fatto anche cose produttive, del tipo che ho preparato tutta la pianificazione del menù settimanale della prossima settimana con relativa lista della spesa, in maniera tale che domani, se riesco, vado a fare sta benedetta spesa. E ci ho messo in mezzo anche un dolcino. Eccolo che arriva con rosmarino, grazie del rosmarino. Grazie del rosmarino. Oh, oggi l'abbiamo presa proprio a poltrire. Lui no, lui prima è andato giù in campagna a cominciare a sistemare per la raccolta delle olive. Le olive, ci mancavano solo le olive a noi adesso. L'olio di casa è l'olio di casa, ma che ne sai te, ma che ne sai? Ma pensa tu, mancavano pure le olive. Dobbiamo fare un trasloco noi, ti rammento, dobbiamo fare un trasloco. Quando abbiamo finito di fare l'olive fa un trasloco. No, perché la prossima settimana dobbiamo già andare a fare un pezzo del trasloco. Questa la settimana senza lavoro. Dobbiamo levare tutta la roba dai mobili, poi facciamo il trasloco quello grosso che dobbiamo decidere come farlo. Vabbè, comunque, questi sono dettagli. E niente, stiamo mettendo il rosmarino. Il pollo in umido con le patate senza rosmarino. Ma perché è tutto? Pollo in umido con le patate senza rosmarino. Ma lo vedi che è tutto cosato? È il vapore del tuo pollo, cocca. È il vapore del pollo. Che si posa sul coso. Vedi, servirebbe un appoggino qui. Ma ci manca. Un appoggino così si vede quello che cuciniamo. Non c'ho più il treppiedi piccolo, c'ho solamente quello grande. Non è che posso andare in giro col treppiedi, mi sembro matta. Vabbè, comunque prepariamo la cena che è quasi pronta, poi, perché lo vedo che è quasi pronta. E poi ceniamo, ci rimettiamo sul divano a poltrire. Poi dobbiamo. Cioè, sta situazione sta diventa pesante per diversi motivi. Aspettate che vi metto qua. Allora, sta situazione sta diventa leggermente pesante perché diciamo che stando sempre a casa non porta, cioè io almeno adesso sto sempre a casa, non porto neanche figli in giro tra calcetto, pattinaggio, robe varie, perché è chiuso ovviamente. E quindi che fai? Te metti nel divano. Ora lui, perché lavora, sta fuori tutta la settimana e va bene, però al fine settimana che fai? Te metti nel divano, non poltrisci tu. Non poltrisce! Io no. Lui non poltrisce. Io no, stamattina ho poltrito un'oretta, ma poi basta. Comunque, diciamo che qui sembra che la situazione nella provincia nostra stia calando. Per ora. Incrociamo le dita perché speriamo in bene. Però insomma, ecco, dei casi qui da noi proprio nel paese ce ne sono un po' tanti. E vediamo, anche nel palazzo nostro comunque ci sono casi, quindi io infatti vi ripeto, non faccio niente, cioè vado a fare la spesa, commissioni varie di casa, sto a casa esco solo per andare a prendere e portare i figli a scuola, cioè di più non faccio, perché tra parentesi scuola nostra, per quanto ci sono tanti casi anche dentro la scuola, comunque la lasciano aperta.
E niente. Oh, ciao gatto! No, è anche qui sotto che sta a rompere scatole. Sono 7 mesi che sta in mobilitazione. Il desaparecido! Dovete sapere. Questo gatto sta in giro tutto il giorno. Allora, quando lui rientra a casa, non cerca nessuno, non so com'è. Qualsiasi cosa c'è, cerca solo me. Per mangiare, per uscire, per le coccole, solo me. Io so quello che lo odia più di tutti dentro a sta casa, eppure cerca solo me. Aurora lo ama. Io no, io è il mio primo animale, cioè fondamentalmente è il mio primo animale, quindi io lo amo, il mio primo animale. Però infatti è qua sotto che sta cercando le crocchette, mo gliele mettiamo. Poi mi viene la mattina, non so chi è che c'ha il gatto, la mattina vi vengono sopra il cuscino a rompere scatole. Che ve fanno la pastina, fanno la pastina con le zampe sopra la capoccia nei capelli, cioè a me lui mi fa così, e quindi tutte le mattine io mi tocca prenderlo, fa così e cacciarlo. Vabbè, comunque questo è tutto, e penso che questo vlog, come è iniziato di sabato, finirà domenica. Domani, così almeno domani vi faccio vedere un po' quello che ho preso al supermercato, la spesa che faccio, e vi faccio anche vedere un po' i piatti della settimana che voglio fare, così almeno vi do anche qualche ideina. E niente, quindi penso che per oggi basta così. Ci vediamo domani.